Benvenuti, ciao a tutti, alla nostra rubrica di C'era una volta. Io sono Costanza, Fabrizio, Valerio, Elisa. Dunque, con Fabrizio, Valerio ed Elisa, costruiremo, inventeremo la nostra bellissima storia. Siete pronti, ragazzi? Sì! Si racconterà e inventerà la storia di oggi. Oh, oggi ritorniamo con la nostra bellissima amica che si chiama... Lina la Borsina! Che ci permetterà di costruire la nostra storia di oggi. Però vedo che siete dei collaboratori un attimo distratti, ve lo devo riconoscere. Cosa si fa prima di cominciare a usare Lina la Borsina? Il riscaldamento! Scommetto che tu l'avevi ricordato. Il riscaldamento della... Fantasia. Il riscaldamento della fantasia. Siamo tutti pronti? Prima di iniziare a inventare la nostra storia, riscaldiamo la fantasia. Tutti pronti? Occhi rigorosamente chiusi. Fabrizio, chiudi gli occhi. Vale, chiudi gli occhi. Eli, chiudi gli occhi. Costanza, chiudi gli occhi. Occhi chiusi. Testa sulla spalla destra. Testa sulla spalla sinistra, testa indietro, testa in avanti, occhi aperti, diamo il via alla fantasia! Siamo pronti, prontissimi? Sentiamo il triglio della nostra borsa? Ah, è pronta anche lei, ok. Vai Fabri, primo oggetto magico da recuperare. Cosa peschi? Non lo so. Quello che capita, a proposito, lo ricordo sempre perché è importante, non c'è nulla di preparato, inventeremo in questo preciso istante una storia che non so neanche da dove comincerà, non so neanche che titolo avrà, non so come si concluderà, non sappiamo nulla, però questo è il bello. Hai pescato qualcosa? Oh, che animale sarà mai questo? Un ippopotamo, vero? È un ippopotamo? Fammi un attimo vedere. No, un coccodrillo, vero? Ok, abbiamo un coccodrillo, perfetto. Poi, Valerio, pesca. Iniziamo già a pensare, un coccodrillo, pensiamo eventualmente, con una bimba o un bimbo. Gira un attimo, fammi vedere. Eh no, mio caro, questo è un signore con una cravatta. Ah, e a proposito, l'ho fatto io. Vai Elisa! Dunque abbiamo un signore con una cravatta. Abbiamo un coccodrillo e poi concludiamo con una stella marina. Beh, come potete vedere le nostre storie sono sempre molto eterogenee. Passiamo da un coccodrillo a un signore per arrivare ad una stella marina. Beh, qui di fantasia ce ne vuole tanta, ma ci riusciremo anche oggi. Allora, cominciamo. C'era una volta un coccodrillo che viveva nella sua palude, felice e contento, e sorrideva sempre. Anche se c'era un signore che passava da lì e che diceva sempre: "Oh, i coccodrilli piangono, sono degli animali orribili", il coccodrillo, per far vedere che in realtà lui era un animale estremamente allegro, quando passava questo signore lì davanti, rideva. Il nostro amico coccodrillo, che si chiamava Drillo, il coccodrillo che rideva tanto, un bel giorno vide avvicinarsi il signore custode di quel parco, che si chiamava Francesco. Il signore custode del parco si chiamava Francesco, che diceva: "I coccodrilli ridono, piangono sempre, i coccodrilli piangono sempre, sono dei gran noiosoni". Il coccodrillo sente e dice: "No, questa volta no, assolutamente devo dimostrare che io sono un animale allegrissimo". Il signor Francesco passa: "Su, coccodrillo noioso, prendi la tua pappa, prendi il tuo mangiare". Il coccodrillo cosa inizia a fare? Inizia a essere più gioioso. A ridere. Inizia a far battute, perché vuol dimostrare che lui è un animale assolutamente allegro. Inizia a ridere e a far battute. Cosa dice? "Ehi, signor Francesco?" Vai, continua tu, cosa dice? Dice: "Ehi, signor Francesco, io sono un coccodrillo che ride, no che piange". E Francesco dice: "Ma no, ma per favore, non si è mai visto un coccodrillo che ride. Allora, dai, voglio vedere, fai una battuta, facciamo una battuta, ti voglio vedere ridere". Il coccodrillo dice: "Ah, allora, ti faccio vedere io, se vieni qui mi fai il solletico sotto la coda, vedrai che riderò". E cosa succede?
che gli fa il sole dico sotto la coda e ride. Però qui succede qualcosa, che il coccodrillo è anche un po' dispettoso. Non appena Francesco si avvicina al bordo del laghetto palude, sì, poiché il coccodrillo come ha i denti? Affilati. Ce l'ha abbastanza appuntiti. Quando Francesco passa non vuole fargli del male, assolutamente no. Vuole stuzzicarlo e lo punge qua vicino. E Francesco cosa inizia a dire? Ah! Aiuto, aiuto! Ed ecco qui che il coccodrillo dice: vedi, ho fatto qualcosa per cui mi sto divertendo tantissimo. Francesco dice: va bene, però stai ridendo perché mi hai fatto del male. Non ti volevo mica fare del male, dice il coccodrillo. Io volevo solamente divertirmi perché io sono un animale allegro. Ah, ok, dice il signor Francesco. Adesso ti faccio vedere io se sarai allegro. Ti porterò a visitare un posto che tu non conosci. Vedrai quante lacrime ti farò versare. Il coccodrillo dice: no, io sono sicura che io riderò ovunque. Fammi vedere dove mi porti. E il signor custode mette una sorta di guinzaglio a questo coccodrillo e lo trasporta, lo trascina con il suo camion addirittura dove? Nel mare. Perché? Dove c'è una stella marina. Ah, dove c'è una stella marina, che poi, girati un po' Elisa, guarda un po' chi c'è dietro di te. Ah, guarda, neanche a farla apposta c'è una stella marina. Dunque, Francesco arriva con il suo camion, porta il suo coccodrillo con un guinzaglio poverino vicino al mare e dice: ah, adesso voglio vedere se anche qui ti divertirai, caro signor coccodrillo. Il coccodrillo fa: non ti preoccupare, mi divertirò anche qui. Cosa succede quindi? Che il coccodrillo si sfila questo guinzaglio e cosa fa? Va a vedere nel mare cosa c'è. Va a vedere nel mare cosa c'è e inizia a nuotare. Un po' nuota, un po' esce fuori dall'acqua perché ha bisogno di respirare anche sulla terraferma. Un po' nuota e va a conoscere delle meduse, va a conoscere dei pesciolini finché, e non, effettivamente non c'era nulla che lo faceva proprio ridere particolarmente. Dice qua: mi sa che perderò la scommessa che ho fatto con Francesco, non c'è nulla che mi fa ridere. Finché ad un certo punto vede sotto un cuscinetto morbido, sotto una sorta di medusa morbida, vede una stella marina che ride, perché se guardate bene c'è una stella marina che ride veramente. E cosa succede? Che faceva delle battute. Ah, tipo per esempio una battuta, che la stella marina che battuta poteva fare? Del tipo: io sono una stella marina, sono tanto piccina e tu sei un coccodrillo un po' brutto. Mi sembri un prosciutto. Il coccodrillo disse: ma dai, mi stai facendo ridere, sei proprio divertente. Poi la stella ne inventò un'altra. Cosa inventò la stella marina? Io sono una stella marina tanto piccina e tanto carina. E tanto birichina. Adesso vengo lì vicino da te, ti tiro la coda. E diventi un pancarré. E diventi un pancarré. Ah, e tutti a ridere. Francesco, che seguiva la scena, stava sulla, diciamo, sulla spiaggia, va? Stava sulla sabbia, seguiva la scena e diceva: no, il coccodrillo è stato capace di ridere anche giù nel mare, non è possibile. E la stella si alza e dice, cosa dice la stella? Dice: beh, e cosa credevi? Che nel mare incontravi solo dei musoni? Io sono una stella allegra. A proposito, la stella come si chiama? Ina la stellina. Ah, Ina la stellina. Oh, Ina come la borsina. Dunque, ci piace questo nome. Molto bene. La stella sale su e dice: guarda, credi che nel mare siamo tutti tristi? Assolutamente no. Nel mare si ride e ci si diverte. Io sono Ina la stellina e con la mia battuta non solo ho fatto sorridere il coccodrillo, ma l'ho anche trasformato in un bel pancarré. In un bel pancarré. Dunque, vi presento il primo coccodrillo che da una palude ha fatto il suo viaggio, è andato su un camion, si è tuffato nel mare ed è stato trasformato addirittura in un pancarré. E adesso? Dunque, sta a voi, cosa succede con questo pancarré? Glielo dirò in faccia al direttore. Oh mamma mia, ma è anche un coccodrillo violento quindi? Diciamo di sì. No, per uno scherzo. Ah, vorrebbe fare uno scherzo al direttore e gli lancia il pancarré? Sì. Però il coccodrillo non sapeva che il nostro caro signore era un golosone e quindi... Quando le mangiasse, le mangiava. E poi? Cosa succede? Il coccodrillo urlava dentro la pancia. Ma scusate, ma quindi Francesco ha mangiato il pancarré che era il coccodrillo e quindi da quel giorno cosa succede? Che si sentiva delle voci da dentro.
Ah, delle voci, ma che piangevano? No, che ridevano. E che lo davano fastidio. Così si ricorderà sempre quello che ha fatto al coccodrillo. Ecco, quindi abbiamo davanti a noi il povero guardiano Francesco che, avendo ingoiato un pancarré, perché lui era un golosone, ma non sapendo che il pancarré era in realtà un coccodrillo che rideva sempre, da quel giorno il musone custode Francesco, da quel giorno iniziò a ridere sempre, sempre, sempre per ogni cosa e divenne il custode più allegro e divertente di tutto il parco. Bene, è uscita fuori questa storiella del coccodrillo che con Francesco il musone, con una stella marina divertente e carina, fa una bella avventura e scopre di essere il più divertente del mondo. Allora, dunque, abbiamo qui davanti a noi quindi un coccodrillo che con la sua avventura con il signor custode è riuscito a scoprire di essere il più divertente del mondo e Francesco stesso ha scoperto di essere il più divertente. E perché? Semplicemente perché ha mangiato un pancarré che rideva sempre. Ok, ragazzi, cosa manca alla nostra storia? Il titolo! Manca il titolo! Molto bene! Allora, cosa dobbiamo mettere nel nostro titolo? Cosa ci interessa avere nel nostro titolo? Una? Rima! Oh, se non c'è rima non c'è storia, ragazzi. Impegnatevi perché voglio un titolo con una rima. Ok, ecco a voi il libro vuoto su cui scriveremo la nostra storia in un titolo breve. Il coccodrillo sorridente. Allora, il coccodrillo sorridente. Il coccodrillo Drillo, era il suo nome Drillo. Allora, Drillo e il coccodrillo. È sorridente e punge Francesco con il suo dente. Che ne pensate? Drillo, il coccodrillo. Beh, mi piace. Dunque abbiamo inserito la rima che fa sorridente dente. Che ne pensate? Drillo il coccodrillo che è sorridente e punge Francesco con il suo dente. Sì, ci piace, dai. Sorridente che punge Francesco con il suo dente. Poi inizia a pensare Elisa già alla stella marina. Che è sorridente. Ok, Drillo il coccodrillo è sorridente, punge Francesco con il suo dente. E qui viene un titolo, anche stavolta sarà un titolo bello lungo, ma ci piace. Concluderemo leggendolo, sarà divertente. Punge Francesco con il suo dente. Dai, Drillo il coccodrillo. Sorridente, punge Francesco con il suo dente. Poi arriva Ina la stellina e qui aiutatemi, arriva Ina la stellina che faceva ridere. Che è allora Ina la stellina che fa ridere fin dalla mattina. Ecco qui il nostro titolo lunghissimo ma divertente. Ok, quante rime abbiamo messo in questa storia, ragazzi? Beh, io direi, mi sembra due. Allora, siete pronti? Leggiamo insieme questo titolo. Drillo il coccodrillo, sorridente che punge Francesco con il suo dente. Poi arriva Ina la stellina che fa ridere fin dalla mattina. Beh, un titolo con delle rime. Perfetto per la nostra storia, super sorridente. Concludiamo con una bella risata, ragazzi. Beh, fatevi stare così la pancia e ridiamo! È sempre bello ridere, sorridere alla vita. C'è sempre qualcosa che ci può far ridere in ogni momento della giornata. Ora ci salutiamo. Un bacio grande da me, che sono Costanza, e un saluto da... Ciao da Fabrizio. Ciao da Valerio. Ciao da Elisa. Ciao!